That word, Johnny. That's right, that's the truth. Un saluto a tutti. Oggi parleremo come trasferire file grandi, nel senso che non entrano nella posta elettronica, perché magari la nostra casella di posta elettronica ha 30 mega e noi abbiamo la necessità di inviare più di 30 mega. Bene, vi segnalo un sito che vi dà la possibilità di trasferire 2 giga senza spendere nulla, e potete inviare qualsiasi cosa, eseguibili e così via, cosa che magari non viene consentito da Google Chrome. E quindi andate su questo indirizzo, che poi vi metterò in descrizione. Eccolo qui, si chiama transfer.com. andate qui invia un'email a chi lo dovete vabbè, qua c'è tutto il discorso, se volete quello professionale, eccetera eccetera. Noi, questo è gratuito fino a 2 giga di grandezza del file. Chiaramente lo dovete zippare e dovete usare un software per zipparlo. Poi di questo ne parleremo in un secondo momento, al prossimo video. Dunque, quindi invia un'email a chi lo volete inviare questo file, e qui scrivete a Pippo, poi vuoi mettere la tua email, il messaggio è facoltativo. Una volta messa l'email precisa a chi vogliamo inviarlo, clicchiamo su trasferisci e il gioco è fatto. All'interlocutore, cioè abbiamo inviato un'email, verrà visualizzato un link che dovrà non farà altro che premere sul link e il file verrà scaricato. Il link non rimane lì in eterno, sarà solo una questione di 2-3 giorni. Io l'ho usato più di una volta, mi sono trovato bene e quindi lo consiglio anche a voi. Ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.